Senta, signora, adesso lei queste rane, i ran, insomma, lei deve portarle, come dite voi, a Mundà. Cosa vuol dire Amundà? A pulirle. Ah, bisogna pulirle, cioè... Spellarle. E poi le mangiamo? Vabbè, allora le porti, grazie. Grazietto. Senti un poco, Brera, allora, sì. Spiegami un po' questa cosa delle rane, perché io le rane le ho mangiate rarissime volte, sì, una volta, insomma. I ran, intanto prima di tutto, sono buone queste rane? Sono magnifiche, soltanto gli incivili. Io credo che i malesi e i cinesi ci valgano, no? Sì. Infatti c'è molto di comune fra cinesi e pavesi, perché... Fra cinesi mangiano... e pavesi? Certo, perché mangiano le cose raffinate, hanno lo stesso disprezzo per tutti quelli che credono negli sconvolgimenti politici, verso i quali non bisogna assolutamente avere timori, né... capito? Sì. Questi qui vivono su un piano civile da qualcosa come 1300 anni, no? Sì. E se tu pensi che Carlo Magno è venuto qui, ha fondato una scuola da cui è derivata l'università, quindi... L'università più antica è quella di Pavia, che era capitale d'Italia. Sì, io venendo adesso poi faremo un giro, andremo a vedere altre cose. Adesso vorrei andare a vedere questo Mundà, quando i Mundà. Ah, Mundà, Mundairan. Andiamo a vedere Mundà Iran. È una cosa molto bella. Andiamo a vedere Mundà Iran. Mundà Iran. Questa sarebbe la monda delle rane. La monda, cosa gli fa prima? Prima ci taglio la testa. Prima gli taglia la testa? Dopo i bracci. Poi parla in pavesio. Per tirare via tutta la pelle. Brava, signora. Senta, per tirare via i gambe. Ma non gli fa un po' ribrezzo? Non fa un po' senso? No, nel mondo... E a te non fa ribrezzo? Nel mondo dei quintali. No. Come nel mondo dei quintali? Ne pulisce dei quintali? Sì. In che stagione? Adesso, andando avanti. Adesso da marzo fino a marzo, aprile, maggio? Fino a settembre. Sì. E dove le prendete? Qui nei nostri paraggi di qua. Nelle bialere, nei rigagnoli? Sì. No, nei prati, nelle risaie. Sì. E non ti fa a te niente, non ti fa nessuno. No, io sono cresciuto in mezzo, no? Io e Paolo Diacono ci siamo i soli lombardi puri, no? Sì. Ma anche loro non fanno schifo essa. E fino da piccolo? Da piccolo, per carità, è il nostro cibo principale. Il venerdì con la polenta. Con la polenta. Un guazzetto, se no nella minestra. Nella minestra o arrosto. Delicatissimo. Anche la frittata con le rane fatte. Buone. Questa è una specialità del mio paese, però, sì. È proprio della Bassa, di San Zenone. Lì vengono gli stradellini, sì. Tutti quelli dell'Oltrepò, a mangiare la frittata con le rane a Pasqua. Rane. È un rito, sì, no? Un rito. Perché una volta la frittata era un cibo grasso. Sì. E si incominciava a mangiarla alla fine della Quaresima, hai capito? Sì. Quindi con le rane era un additivo, naturalmente. Sì. Magnifico. Questa è la nonna, la mamma e la bambina. Come si chiama? Maria Rosa.